prova slalom di Bagalati, confermiamo. Antonino Branca, primo assoluto, secondo assoluto, Melo Barbaro con un sorriso smagliante, e terzo assoluto, primo delle macchine con il tetto, Agostino Fallara. Allora, Antonino, di te abbiamo già parlato, sei arrivato all'assoluto. No. Perfetto. Melo, allora, sei ritornato, aspetta, sei ritornato dopo un piccolo incidente. Piccolissimo, diciamo. Ecco, diciamo, risalendo in macchina, non ti aspettavi questa prestazione dopo l'incidente di... Non me l'aspettavo, perché... Ecco. E cercavo di vedere la macchina che abbiamo aggiustata velocemente, come funzionava. Ha funzionato egregiamente. Sembrerebbe che ha funzionato bene, ancora la dobbiamo migliorare. Bene, d'accordo. Agostino, sempre più su, diciamo. Contentissimo della prestazione, ho fatto manche a proseguire abbassando il tempo. L'ultima manche, fino alla seconda, era secondo assoluto. L'ultima manche, per un piccolo errore, mi ritrovo terzo, a poco, però sono terzo e sono contentissimo, va bene, per questo, va bene. Va bene così, è rimasto tutto in famiglia, tutto nella scuderia Piloti per Passione. E qua di fianco ecco che rientra il dottore De Nisi. Il nostro presidentissimo. Ecco. Presidentissimo, allora, questi ragazzi... Come ho detto prima, sono superlativi, non hanno arrivato, devo dire. Anche oggi hanno portato la scuderia sul gradino più alto del podio. Credo che non ci sia altro da fare, in più non si può. Continuiamo su questa strada. Va benissimo, continuiamo su questa strada. Grazie al dottore De Nisi della scuderia Piloti per Passione, e Antonino Branca, Melo Barbaro e Agostino Fallara. Grazie a tutti. Grazie a te. Grazie. Fatto questo, il secondo posto, amici, alla sua Elia. Carmelo Barbaro, secondo assoluto. Bruno, scingiti. Scingiti da. Bruno. Fotografi, diteci voi, noi siamo a vostra disposizione, grazie. Amici, ci siamo. Sempre nel ricordo e col ricordo di Peppe Cuzzola, il vincitore assoluto Antonino Branca. Bravo.